Eccoci di nuovo insieme con le notizie dai territori di Bari, Bat e Foggia. Iniziamo proprio dal capoluogo pugliese, dal tema del giorno, ovvero dalla giornata contro la violenza sulle donne. Questa mattina il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha ricordato Anna Costanzo, la truccatrice del Petruzzelli barbaramente uccisa, e tutte le altre donne vittime di violenza. C'era per noi Ilaria Delvino. Le rose rosse per Anna e con lei tutte quelle donne morte per mano di un uomo. Anna Costanzo lavorava come truccatrice nel Teatro Petruzzelli di Bari. Amava quello che faceva, amava la vita. Poi un giorno il suo ex compagno decide di strappargliela via perché non accettava la fine della loro relazione. È la sera del 10 luglio del 2009 quando si introduce nell'abitazione della donna e, dopo averla picchiata e colpita ripetutamente alla testa, la strangola. Infine le annega nella vasca da bagno, cercando poi di far perdere tracce di sé, violando i profili social della vittima per far credere che Anna avesse l'abitudine di incontrare sconosciuti sul web. Purtroppo però i numeri di questo orrore sono in crescita. Ancora oggi essere donna in tanti, troppi casi sembra sia una colpa. Il sindaco di Bari Antonio De Caro, insieme al prefetto Antonio Bellomo e il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi, hanno deposto un bouquet di fiori nel camerino intitolato ad Anna. La violenza non è soltanto fisica, non è soltanto uno schiaffo, non è un omicidio, la violenza è anche violenza verbale, violenza psicologica, è violenza un insulto, è violenza la sottomissione. È violenza a far capire alle bambine che magari non possono fare tutto quello che vogliono nella loro vita. È violenza a una comunità che si gira dall'altro lato davanti a un sopruso. È violenza quando una comunità, se una donna riesce ad uscire dalla condizione di sottomissione, non si rende conto che quella donna va accompagnata e va protetta. Oltre alla liturgia del ricordo, che si ripete ogni anno, la catena della violenza contro le donne si spezza attraverso il quotidiano rispetto nei loro confronti, nel privato e sul lavoro, ha detto il prefetto Antonio Bellomo. È un fenomeno che non è facile combattere se non cambiando radicalmente l'approccio culturale. Ci auguriamo sempre che questa non sia solo una giornata nel ricordo della violenza delle donne, nel combattere la violenza sulle donne, che sia un percorso che comunque vada a svegliare un po' le menti della gente. E il riscatto, restiamo in tema, il riscatto parte dal lavoro, è il titolo del progetto di Willa Puglia per raccontare le testimonianze delle donne che sono riuscite a tirarsi fuori da situazioni difficili di sopruso e violenza. Sei forte a perfezionare le botte, a scegliere gli insulti migliori. Manie di dominio e possesso, il ricatto e la sottomissione. Uomini che trattano le donne come fossero oggetti, donne che hanno paura di denunciare, perché ancora in pochi, troppo pochi, si mettono in ascolto di quel grido di aiuto e di dolore. È un violento, forte e bramoso di mettere le sue mani sporche sulla mia pelle. Su questo fitto buio, fatto da tutte le forme di sopruso sulle donne, Willa intende accendere la speranza con l'iniziativa dal titolo Il riscatto, parte dal lavoro, un podcast incentrato sui racconti di chi è stata vittima di violenza. Il progetto, promosso dal Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della Willa Puglia, è stato presentato in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Tutto nasce grazie anche alla collaborazione di alcune associazioni che gestiscono i centri antiviolenza della Regione Puglia. Che progressi abbiamo fatto e quanti ostacoli ancora dobbiamo superare sul tema? Progressi davvero pochi, perché qualche giorno fa il centro ascolti Will Mobbing e Stalking contava ancora 91 femminicidi, se non ricordo male. Ovviamente poi ci sono tutti questi bambini orfani che continuano a rimanere senza dei punti di riferimento. Il riscatto parte dal lavoro. Parafrasando questa frase e con tutti i risvolti che ci sono, anche, oltre che nell'ambito privato, anche nello stesso contesto lavorativo, e poi l'impegno delle istituzioni, della politica, è sufficiente? Quanto altro manca per raggiungere dei livelli dignitosi per le donne? Sicuramente manca tantissimo, dobbiamo impegnarci tutti, istituzioni, sindacati,
Dobbiamo impegnarci insieme affinché la violenza sulle donne sia assolutamente qualcosa che venga cancellato da questa storia triste degli ultimi anni. Purtroppo i casi aumentano e noi attraverso questa iniziativa vogliamo sensibilizzare non solo le istituzioni, ma anche dare un messaggio a tutte quelle donne che sono vittime di violenza e che debbono denunciare queste azioni. La violenza nei confronti di uomini e donne al centro di un'opera realizzata con il più antico teatro penitenziario e con la compagnia Stabile Assai, una serata all'Anche Cinema di Bari. Questa è una storia di crudeltà, di solitudine che si trasforma in delirio. Il più antico teatro penitenziario italiano racconta la violenza di genere nei confronti di uomini e donne e la pone al centro dell'opera Anime Prigioniere, realizzata dalla compagnia Stabile Assai. La separazione sociale che hanno dovuto affrontare gli ex detenuti componenti della compagnia a causa delle loro condanne li ha portati ad una consapevolezza maggiore verso la violenza e la discriminazione che subiscono alcune persone. Scopo dell'opera è proprio la piena presa di coscienza di tale consapevolezza. Il concetto di diverso spesso ci induce a vedere il prossimo come un nemico e non come un soggetto con i nostri stessi diritti. Nel riconoscimento di tali diritti si inserisce l'AIX, l'Associazione Italiana Cultura e Sport, che ha presentato lo spettacolo all'Anche Cinema di Bari. Il teatro penitenziario ha varie forme di realizzazione. Ne esistono molte che sono legate all'idea della rappresentazione dei classici. Noi siamo l'unica, ma certamente la più importante compagnia teatrale penitenziaria italiana, che esprime un concetto fondamentale che è quello della drammaturgia penitenziaria, cioè la partecipazione diretta dei detenuti alla stesura del testo. Mettiamo in scena spettacoli scritti dai detenuti su tematiche legate al mondo della malavita, al mondo del malessere sociale. E abbiamo avuto tantissime eccellenze nella nostra storia. L'arte in ogni forma, non solo il teatro, porta ad evadere da un determinato contesto, quindi non stagna nelle vecchie ideologie, nei vecchi comportamenti e aiuta a livello anche intellettivo. E chiudiamo la pagina con i numeri di questo primo semestre del 2021, i numeri della questura di Bari e BAT proprio sul tema della violenza sulle donne. Nessun caso di omicidio e un solo tentato omicidio, in netto calo rispetto al 2020. Nella giornata contro la violenza sulle donne, la questura di Bari rende noti i numeri relativi a questo tipo di reati per il primo semestre del 2021 nell'area metropolitana del capoluogo pugliese. In flessione anche i casi di stalking, violenza sessuale e minacce, mentre si registra un lieve aumento dei casi di maltrattamento. Stabili anche i reati relativi alla prostituzione, simile il trend nella provincia BAT, che sempre nei primi sei mesi di questo 2021 era ancora territorio di competenza della questura di Bari. Nel primo semestre, nelle due province, si registrano 3 arresti e 28 denunce, 18 ammonimenti del questore e 36 proposte di ammonimento, eseguite 70 misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e 158 divieti di avvicinamento. E di qui continuiamo con la cronaca. Non si hanno più notizie da oltre 36 ore di Nicola Seccia, un 48enne di Barletta, a lanciare l'appello alla sorella Francesca. L'uomo è scomparso da via Canosa nella prima mattinata di ieri, è alto 1,75 m, ha 48 anni, i capelli brizzolati neri e lunghi e di solito li porta legati. Al momento della scomparsa indossava un maglione grigio e viola, un jeans blu, dei mocassini neri ed era privo di giacca. Ovviamente per qualsiasi informazione in merito contattate le forze dell'ordine. Avrebbero prima rapinato un fruttivendolo, dopo richieste estorsive poi fatto colazione al bar. È accaduto a Corato, nel Barese, dove i carabinieri hanno portato in carcere 4 persone. Avrebbero rapinato un fruttivendolo per poi andare tranquillamente al bar a fare colazione. È accaduto a Corato, nel Barese, dove i carabinieri hanno portato in carcere 4 uomini. L'esercizio commerciale aveva da poco aperto i battenti quando in 3, di cui un armato di pistola, si sono presentati nel negozio di frutta e verdura del centro cittadino chiedendo soldi da corrispondere con periodicità. Un quarto complice li aspettava in macchina. Alla ferma reazione del titolare, i 3 soggetti non si sarebbero fatti scrupolo a colpirlo con il calcio della pistola alla testa e le avrebbero sottratto 20 euro e il telefono
telefono cellulare per poi darsi alla fuga con l'auto guidata dal complice. Le indagini avviate, anche visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, hanno permesso ai militari di identificare i presunti autori della rapina, i quali dopo il delitto, tra l'altro, avrebbero pensato bene anche di andare a fare colazione in un bar del centro. Per i quattro uomini, tutti già noti, si sono aperte quindi le porte del carcere, come disposto dal PM di turno della procura di Trani, che ha chiesto la convalida dell'arresto. L'accusa è di tentata estorsione, rapina e porto abusivo di arma. Cazzaniga, il pallavolista della squadra di pallavolo di Gioia del Colle, sarebbe stato ingannato per 15 anni da una fidanzata fantasma che gli avrebbe portato via 700.000 euro. Dietro il raggiro ci sarebbe anche una donna sarda. Flavio Insalata. Una storia incredibile a cui hanno messo fine i suoi compagni di squadra di una vita, gli allenatori, i genitori e il giornalista delle Iene, Ismaele Lavardera. Roberto Cazzaniga, ex opposto della nazionale italiana di pallavolo e attualmente a Gioia del Colle in Serie B, sarebbe stato truffato per 15 anni da una presunta fidanzata a cui avrebbe mandato circa 700.000 euro per curare i suoi presunti problemi di salute. Roberto, campione dall'animo buono, avrebbe conosciuto virtualmente Maya, che sarebbe addirittura lo pseudonimo della modella Alessandra Ambrosio, grazie ad un'amica in comune, Manuela, a cui avrebbe regalato anche un'Alfa Mito rossa negli anni. Non l'avrebbe mai incontrata, ma solo ascoltata telefonicamente, rispondendo anche alle numerose richieste di aiuto economiche, tanto da richiedere prestiti e indebitarsi. La fantomatica Maya sarebbe invece una donna residente nel Cagliaritano, che il giornalista delle Iene avrebbe smascherato, costringendola ad ammettere che la storia sarebbe stata architettata per ingannare il pallavolista, che dal canto suo adesso ha presentato denuncia presso la Guardia di Finanza e sta cercando di ricostruirsi una nuova vita. I suoi compagni di squadra hanno attivato una raccolta fondi per permettergli di ricominciare. Lui nel frattempo, a 42 anni, è ancora in campo con la maglia di Gioia del Colle dopo aver fatto sognare i tifosi di Castellana. Con l'obiettivo di far crollare i muri delle squadre avversarie dopo aver buttato giù quello più grande che lo teneva relegato in un mondo virtuale da cui finalmente è uscito. Cambiamo decisamente argomento. Nel TG regionale vi abbiamo fatto sentire, abbiamo aperto il TG regionale con la notizia dell'assessore alla cultura regionale, alla cultura Massimo Brai, che ha lasciato appunto la giunta regionale. Adesso facciamo il punto in diretta con il collega Antonio Bucci. Antonio, buongiorno. La prima domanda che ti farei è: dopo lo palco, ovviamente c'è stato lo palco prima, dopo lo palco un altro esponente di questa giunta ha dato forfè. Buon pomeriggio Antonella. Sì, con tutte le differenze del caso, intanto perché il passo indietro di Brai non ha il crisma della rottura politica. C'è una nota condivisa che sancisce la rottura tra i banchi del governo e l'assessore uscente. È una questione eminentemente di natura sanitaria, di natura strettamente personale. Lo conferma la lunga lettera inviata a Michele Emiliano, al governatore, con la quale si rimette la delega, tanto che lo stesso Brai dice: confido in possibili ulteriori possibilità per mettere a disposizione le mie competenze nella regione, in quelli che saranno i ruoli possibili. Dunque un passo indietro, sì, ma con tante differenze rispetto al caso precedente, con una variabile in più, che è quella che ha a che fare con tutte le preoccupazioni della cosiddetta quarta ondata degli operatori del settore, con l'effetto freezer sulle prenotazioni e con un aspetto tutto politico, che è quello di Michele Emiliano, che tiene l'interim e che adesso è uno e trino. E infatti, perché non solo quella della sanità, adesso Michele Emiliano ha tra le mani anche appunto la delega alla cultura. Delega della cultura, però, come sentivamo nel tuo servizio che abbiamo mandato in onda poc'anzi, potrebbe essere già data a qualcun altro, assegnata a qualcun altro, giusto? La possibilità c'è, si tratta al momento di voci e soprattutto si tratta di avere a disposizione il tempo tecnico, perché il nome che si fa in queste ore è quello di Carmelo Grassi, già guida del Teatro Pubblico Pugliese, quota democratica, che dovrebbe entrare in consiglio grazie al riconteggio di Palazzo del Governo sulle ultime regionali. Questo non avverrà prima di fine mese, tanto che sulle stesse dimissioni di Brai si ipotizzava che potessero avere una tempistica simile, ovvero che potessero arrivare ma
potessero essere poi protocollate soltanto in quel momento. E lo stesso riconteggio, tra l'altro, che dovrebbe sottrarre due seggi ai popolari, oltre a cederne uno ai democratici. Questo potrebbe far pensare ad un rimpasto più complicato, ad un rimpasto complessivo, ma questo vorrebbe anche dire l'ipotesi che Emiliano lasci la delega alla sanità, anche di quello si parla. Ti posso aggiungere un dato ulteriore, perché il nome che si fa in queste ore, lì dove si dovesse concretizzare uno schema del genere, è quello di Francesco Schittulli, oncologo, presidente l'ILT, già tra gli esperti del presidente in materia di sanità. Ecco, io ti posso aggiungere che l'ho sentito in queste ore e il tono non era quello di chi attende un imprimatur ad horas. Per quello che valgono poi le voci in questa fase, questa è ancora la fase nella quale la politica è rigorosamente bipartisan, devo dire, a quello che si legge dalle note, sta tributando all'uscente Bray l'onore delle armi, come si dice in questo caso. Devo dire, le note che arrivano anche dall'opposizione dicono un gentiluomo della politica, e questo basta e avanza, vuol dire che ci sarà un tempo tecnico nel quale la situazione potrà decantare e a quel punto capiremo se sia il caso o meno di un rimpasto in uno o in due tempi, perché anche questa è una possibilità. Va bene Antonio, grazie per questo spaccato sulla giunta regionale, ovviamente con te di questo presumo ne parlerai nella puntata di domani sera alle 21 con Labirinti. Eh beh, anche perché necessariamente fa capolino, poi c'è il caso Manfredonia che ha fatto in qualche maniera ben sperare il centrodestra, c'è la questione della formazione del lavoro, ne parleremo con Sebastiano Leo, perché poi tanto si muove, compresa la paura della quarta ondata, però quello che accade in regione non potrà che passare attraverso, perché in qualche misura da lì bisogna passare. Intanto grazie per questa incursione. Grazie a te Antonio Bucci, noi andiamo avanti con il telegiornale, parliamo di un altro assessorato, ovvero quello della Maraschio, quello all'ambiente, che ieri ha partecipato a un forum a Barletta, ce ne parla Antonio Gargano. Economico-sociale. Ha ospitato a Barletta l'assessore regionale all'ambiente Anna Grazia Maraschio. La conferenza che si è svolta al Future Center ha permesso di tracciare una linea sul piano regionale dei rifiuti, argomento che dal punto di vista ambientale interessa da vicino le città della sesta provincia pugliese. L'adozione del piano dei rifiuti che in questo periodo sta seguendo l'iter della commissione consiliare, approderà in consiglio i primi di dicembre. Questo è un tema centrale per la nostra regione. Presente all'incontro anche il direttore dell'Ager, Gianfranco Grandaliano, un'importante occasione di confronto tra le associazioni di categoria e le istituzioni politiche con l'assessore Maraschio, che ha invitato le maggiori città pugliesi, non solo della BAT, a fare da traino nelle iniziative a favore dell'ambiente. Puntiamo a portare altre realtà, le grandi città di Puglia che ancora non hanno... Giossa, facciamo la QP prima, il 22. Diciamo così, sufficiente. Dobbiamo provare a portare il livello in tutta la Puglia, livelli magari ottimali, quelli che sono raggiunti già in questi comuni. Soltanto in questo modo si avranno delle ricadute positive su quei comuni che sono dei comuni virtuosi. E a proposito di ambiente e infrastrutture, continua la rivoluzione digitale di Acquedotto Pugliese con nuovi servizi per i clienti. Prosegue la rivoluzione digitale promossa da Acquedotto Pugliese. Il nuovo sistema AQP Facile lancia il servizio di consulenza web video live, dedicato in questa prima fase agli amministratori di condominio, che tramite una videochiamata, previa registrazione, potranno ricevere la consulenza dedicata di un operatore. Per fissare un appuntamento si compila il modulo digitale disponibile sul menu del sito aqpfacile.it, nella sezione sportello digitale assistenza web. Una volta inviata la richiesta, il cliente riceve una mail di conferma dell'appuntamento e il link di accesso necessario per avviare la videochiamata. In questo modo il cliente potrà sbrigare le pratiche senza doversi recare presso gli sportelli di assistenza clienti, ottimizzando tempi e costi, oltre a ridurre l'impatto ambientale. Ma nuove funzionalità si aggiungono a quelle già attive, fa sapere Acquedotto Pugliese, dall'autolettura alla simulazione della fornitura e dei consumi, dalla fattura online alla prenotazione di appuntamenti sino all'estratto conto con l'evidenza delle attività di recupero crediti e i pagamenti delle singole rate.
L'app Cupi Facile 2.0 è scaricabile attraverso le piattaforme Android e Apple. Il cliente può salvare i propri documenti, verificare online lo stato delle pratiche e seguirne l'avanzamento, attivare il servizio di alert forti consumi con un avviso rapido e gratuito in caso di consumi eccedenti quelli abituali, richiedere informazioni ed essere aggiornato su tutte le novità di AQP. Acquedotto Pugliese vuole abbattere le barriere, essere sempre più vicino ai cittadini e ai clienti utilizzando l'innovazione, la digitalizzazione e tutte le tecnologie che oggi sono disponibili. Parte quindi lo sportello virtuale di Acquedotto Pugliese che completa e integra l'offerta già rappresentata dall'app e dal portale come AQP Facile. Sportello virtuale che è uno sportello che in questa fase di lancio si sta rivolgendo ad uno dei target più strategici per Acquedotto Pugliese, gli amministratori di condominio. All'interno di Acquedotto Pugliese stiamo sviluppando sempre più il concetto di multicanalità rivolta ad accorciare le distanze tra Acquedotto Pugliese e cliente finale. Niente Capodanno in piazza a Bari. Questa mattina si è svolta una riunione in comune, una riunione tecnica per definire alcune questioni proprio relative agli eventi in fase di programmazione del periodo natalizio. Il comune ha deciso di ridimensionare gli spettacoli non contingentabili e che per loro natura potrebbero determinare situazioni di assembramento, tra i quali anche saranno rimandati quindi a data da destinarsi gli spettacoli musicali che erano previsti in occasione delle vigilie e dei weekend di festa. Restano confermati invece tutti gli allestimenti di strade e piazze, così come le attività di animazione anche per i più piccoli in spazi e luoghi dove sarà prevista un'attività di contingentamento e l'illuminazione dell'albero, seppur in forma ridotta, prevista per il 6 dicembre. Nei prossimi giorni ovviamente sarà comunicato da parte del Comune il calendario definitivo delle attività previste per queste festività. Rafforzare le funzioni e i metodi partecipativi, e questa è la richiesta della CISL ai municipi del capoluogo pugliese, proprio a Bari un incontro della sigla sindacale con i 5 presidenti. Municipi baresi, rafforzarne funzioni e metodi partecipativi. Di questo si è parlato nel corso del tavolo organizzato dalla CISL Bari e i presidenti di municipio. Il decentramento amministrativo realizzato nella forma dei municipi nel capoluogo da ormai 7 anni certamente non ha trovato una forte aderenza agli obiettivi di una più accentuata forma di decentramento, funzioni e autonomia organizzativa. È quanto sottolinea CISL, che parla di costo politico dei municipi baresi, quasi 1 milione di euro all'anno, non sempre ripagato da funzioni che risultano utili alla collettività interessata, sottolinea il sindacato. La CISL di Bari e le sue articolazioni municipali intendono rilanciare e supportare la partecipazione dei componenti della comunità cittadina ai processi di indirizzo e di promozione delle attività del municipio, attraverso la formazione del bilancio partecipato, la creazione di commissioni di studio per l'esame e la soluzione di problemi relativi al proprio territorio, oltre all'organizzazione di forme di consultazione popolare per le decisioni più rilevanti. In un'ottica di visione metropolitana della città di Bari, che ovviamente cerca di proiettarsi in un ambito più ampio rispetto ai propri confini, l'importanza strategica al tempo stesso e la valorizzazione delle funzioni attribuite e delegate ai municipi diventa essenziale per ottenere i benefici che sono poi l'obiettivo principale in termini di ricadute sull'erogazione e la qualità dei servizi per ogni cittadino che vive all'interno di questi municipi. Oltre 80 fotografi si sono iscritti alla call indetta dalla Pro Loco e Comune di Adelfia per il contest Click con le immagini, le finali questo fine settimana. Raccontare attraverso immagini una città come Adelfia che può essere scoperta e riscoperta con un contest. Questo è l'obiettivo di Click con le immagini, un progetto promosso dall'Associazione Proloco di Adelfia, patrocinato dalla Regione Puglia. Oltre 50 fotografi hanno partecipato rispondendo ad una call lanciata dalla Proloco. I fotografi selezionati, a cui verrà comunicato l'esito della propria candidatura tramite email, parteciperanno ad 2 giorni di visite guidate per la città di Adelfia questo fine settimana, il 27 e
il 28 novembre. Il tema predominante da seguire deve essere gli angoli, perché ha un molteplice valore. E sì, ti fanno guardare due prospettive diverse, sono frutto di un incrocio, sono un cambio di rotta, congiunzione e allo stesso tempo diversità. Volevamo trovare il modo di promuovere il territorio, ma di farlo in un modo diverso, perché avremmo molto più facilmente potuto invitare un gruppo di persone a visitare il nostro paese con delle guide, ma in realtà abbiamo voluto farlo attraverso la vena artistica di fotografi, e quindi produrre delle immagini a tema, col tema degli angoli, e quindi cercare di cogliere i dettagli e gli aspetti più nascosti delle bellezze del nostro territorio e darle in mano dei professionisti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.